Buongiorno a tutti, oggi sono tornata nello showroom di LG Lesmo per raccontarvi qualcosa in più delle console mini, che sono uno dei prodotti che vanno per la maggiore ultimamente, perché le nostre case stanno diventando sempre più piccole e quindi anche i nostri tavoli devono essere sempre più piccoli e super trasformabili. La console mini ha la caratteristica di essere poco profonda quando è chiusa, infatti misura solo 35 cm rispetto magari alle altre che arrivano a 40, 50, 60 cm. La cosa interessante è che è disponibile in diverse larghezze, quindi potete avere dei capotavola di diverse dimensioni, ad esempio da 76, da 85, da 100, da 110 oppure anche su misura se preferite. La parte estetica è l'ultimo dei problemi praticamente, perché la console può essere fatta con le gambe moderne, con le gambe classiche, col piano in cristallo, col piano in grass, di tutte le finiture che volete. Quindi veramente quando vi dico che l'ultimo dei problemi è la parte estetica e il colore, credetemi. Vi faccio vedere come funziona l'apertura perché vi renderete conto che è veramente molto semplice. Anzitutto vi basterà spostare la vostra console, che non è assolutamente ancorata al muro, ma come vedete anche io che non ho chissà quanta forza riesco tranquillamente a spostarla. Per sganciarla e per iniziare ad aprirla troverete delle levette qua sotto posizionate sotto il telaio, sono delle cerniarette, vi basterà sganciarle sia a destra sia a sinistra. In questo modo la console potrà aprirsi, ma prima di allungarsi è necessario abbassare le due gambette di sostegno che diciamo danno un supporto maggiore alla struttura quando è completamente allungata. Ora, questo modello è praticamente la dimensione più grande che noi realizziamo come console mini, ma potete anche scegliere di fare una console un pochettino più corta ovviamente. Allora, adesso c'è il nostro gancetto qui che serve apposta se nel caso volete aprire la console con meno della massima estensione. Quindi noi in questo momento decidiamo di aprirla completamente. Potete allungarla sia da una parte sia dall'altra, come vedete. Altra cosa importantissima è la gamba di sostegno centrale, che come vedete in questo momento è diciamo un impedimento per le sedie, quindi chi si siede qua è abbastanza svantaggiato. Quindi vi basterà sollevare leggermente questa struttura, girarla completamente e in questo modo, anche se avete un ospite alto con la sedia, non arriverà con le ginocchia a toccare le gambette, quindi potete mettere una sedia di fila all'altra senza avere impedimenti. Per andare avanti a montare la console dovete assicurarvi di averla allungata completamente. Io adesso avevo visto che le guide erano accavallate, quindi c'era ancora spazio da allungare, quindi le stendo completamente. Questi sono circa 2,85 m, quindi è un tavolo per 12 persone. E se pensate che è partito da 35 cm è veramente fantastica come soluzione. La struttura del tavolo, come vedete, è tutta realizzata in profilato d'alluminio anodizzato e ha una tenuta di circa 120 kg al metro quadro, quindi abbastanza elevata. Mentre la struttura, quindi lo scheletro del tavolo, è tutto legno massello di faggio che poi viene impiallacciato, quindi rivestito con la finitura finale che il cliente sceglie. Il massello di faggio perché è un legno molto solido, molto resistente, ad esempio non è fattibile fare un tavolo allungabile con tutti i tipi di legni masselli, pensate ad esempio al legno di ulivo, se noi dovessimo realizzare un tavolo con la struttura in legno massello di ulivo probabilmente non riusciremmo neanche vagamente a immaginarlo allungato perché ha una struttura in legno che non è adatta, quindi viene usato il faggio perché è uno dei più solidi che c'è in commercio. Per allungare il nostro tavolo e per montarlo dovete utilizzare le sue prolunghe. Le sue prolunghe possono essere conservate come vedete qui, attaccate al muro come se fossero dei quadri, ovviamente anche la foto come tutto il tavolo è completamente personalizzabile. La cosa interessante è che potete anzitutto risolvere la problematica di dove posizionare le prolunghe per casa, perché è sempre un grande problema anche ottimizzare lo spazio per le prolunghe, e poi potete sempre decidere di mettere una, due o tre prolunghe, perché ovviamente non avrete sempre 12 persone a cena. Per fissare la prima prolunga vi basterà sollevarla leggermente e incastrarla a questi innesti in nylon che sono sulla struttura, quindi se ci riuscite a occhio potete fare così, se no vi basterà abbassarvi leggermente e guardare quando si incastra. Una volta incastrato facciamo un pochino di pressione in modo che entri nella sua sede e facciamo la stessa identica cosa con le altre prolunghe, quindi la sganciamo. In questo caso io mi trovo più comoda a agganciare prima quella terminale, ok? La sollevo leggermente e la incasso da questa parte con lo stesso identico sistema.
rimane solo la centrale, che come potete ben immaginare andrà a pressione, quindi viene incassata prima da una parte, in questo modo, e poi dall'altra. Quindi mi basterà sollevare leggermente. Adesso ho questo problema perché non ho allungato completamente la mia console. Eccolo qua. Ok? Perfetto. Adesso noi ci siamo un po' persi in chiacchiere, però veramente è un tavolo che in qualche secondo riuscite tranquillamente a montare. Ha una solidità non indifferente, quindi anche per gli ospiti che tendono a pesarsi sopra il tavolo per alzarsi è abbastanza strutturata, ecco. Può essere realizzata, come vi dicevo prima, in qualsiasi finitura. Quindi vi aspettiamo qui nel nostro showroom, potete prenotare una videochiamata se non abitate qui vicino, potete prenotare un appuntamento o potete scriverci via mail. Aspettiamo le vostre richieste e saremo lieti di aiutarvi in tutti i modi possibili.